Tutto cominciò da lì, da San Paolo del Brasile, nel 1980, partita tra Ponte Preta e Commercial. Fu allora che inventarono i bidoni e li mandarono in giro nel mondo. Già, perché Luis Silvio Danuello fu il primo in assoluto, il bidone numero uno, diventato leggenda. Tanto che ancora oggi, 34 anni dopo, se ne parla con Frizzi e Lazzi da Film di Pierino. La Pistoiese era appena arrivata in Serie A, il calcio italiano aveva riaperto le frontiere agli stranieri e il presidente Marcello Melani e il direttore tecnico Edmondo Fabbri, sì, proprio quello della disfatta azzurra con la Corea, spedirono in Brasile l'allenatore in seconda Malavasi, a scovare un Juari, se non addirittura un Falcao, tutto loro. Malavasi doveva portare a casa il centravanti Paligno e invece atterrò in Italia con un ventenne Ricciolone. E chi è questo? Gli chiese il presidente. Luis Silvio Danuello, classe 1960, gli ho visto fare una partita straordinaria e costa pochissimo. Infatti era stato pagato una sciocchezza, 170 milioni di lire per 7 anni di contratto. Ovviamente Luis Silvio non era in grado di giocare in Serie A, una manciata di partite e finì in panchina, mentre la Pistoiese, allenata da Lidovieri e con il tramontante Marcello Lippi in difesa, ritornò subito in Serie B. Di Luis Silvio Danuello, il bidone primario, si scrisse di tutto, che fu comprato come punta e invece era un centrocampista, anzi che non fosse nemmeno un calciatore. I brasiliani avevano organizzato un pacco clamoroso, sapendo della presenza dell'emissario della Pistoiese, tutti giocavano al rallentatore, mentre Luis Silvio andava a tutta. Si scrisse che, lasciato rapidamente il calcio, faceva il cameriere a Pistoia, anzi no, aveva aperto una pizzeria. No, che faceva il gelataio in centro. Qualcuno giura di aver visto persino dei film porno ed essersi trovato davanti lo stallone Luis Silvio. Da anni Luis Silvio Danuello lotta per la riabilitazione della sua storia. Era scarso, ma scarso davvero, ma dice che queste sono leggende metropolitane, che aveva comunque la dignità di calciatore. Raccoglie prove e cita persino una classifica di miglior rivelazione del 1979, mai vista in realtà da nessuno. Oggi Luis Silvio vive a Mariglia, nel Mato Grosso, e ha un negozio di pezzi di ricambio. Dal 1981 non è mai più tornato in Italia.